Certo che questa genealogia di Matteo è proprio lunga e talvolta noiosa, anche quando si legge in chiesa, 14 generazioni per tre, non si finisce più. Sono tre anelli concatenati di 14 generazioni. Il 14 è un numero in effetti sacro, perché 2 volte 7, ma è anche la somma del valore numerico delle tre lettere che compongono la radice ebraica David. Ciascun anello rappresenta una delle tre grandi tappe della storia di Israele. Quindi la storia di Gesù è un nuovo inizio, ma non uno strappo rispetto al passato. In Gesù si risolve tutta la storia dell'umanità. Questo è il messaggio del Vangelo di oggi, a pochi giorni dal Natale. Il mio maestro di disegno diceva «mondaccio storto» quando si arrabbiava, no? Non tutte le storie di questa gente è stata dritta, era magari storta, ma Gesù l'ha resa dritta.